Buonasera a tutti ragazzi dal vostro Carta Curva Nord. 2 ore fa, decisione finale. Stop del campionato di Serie B. Il mio pensiero. Buffonata. Buffonata perché il problema del coronavirus non lo scopriamo oggi. Questa emergenza ormai è quasi un mese che va avanti. Prima si giocava a porta aperta. Poi hanno deciso di giocare a porte chiuse. Poi adesso arriva l'ufficialità, appunto, che tu chiudi anche, appunto, il campionato di Serie B. Non sapete più che cazzo fare, non sapete più che cazzo fare, sinceramente. Io non capisco come un paese come l'Italia non è in grado di poter avere una linea diretta e concisa. Allora, se tu prima cosa mi fai giocare a porta aperta, perché l'ultima partita col Benevento, ragazzi, una settimana fa quasi, abbiamo giocato a porta aperta. Con l'ultima, con la Salernitana, a porte chiuse. E adesso mi blocchi il campionato? Io sinceramente non trovo come sia giusto all'improvviso così bloccare un campionato, se poi mai si potrà mai recuperare queste giornate che si perderanno, che a questo punto me lo chiedo. Sicuramente bloccheranno anche la Serie A. Allora, dobbiamo stare in casa, dobbiamo stare a 1 metro di distanza, mi sta pure bene. Dobbiamo stare in casa tutti quanti in quarantena e poi ci togliete purtroppo la cosa che forse era quella che ci dava un po' più allegria, appunto lo sport, che per il momento sembra che nel mondo Serie A e Serie B non ci siano infetti, appunto, e voi bloccate, diciamo, il campionato. Io penso che comunque sia una sbagliata come cosa, perché non è possibile, proprio non è nella norma possibile che voi non sapete fare chiarezza su quello che cazzo dovete fare. Io a volte faccio fatica a capire come cazzo vi attrezzate, come vi muovete, come la pensate, perché per stare dietro a voi ci vuole veramente l'Italia, che è diventato il secondo paese nel mondo dopo la Cina per infetti e per tutto quello che sta succedendo. Non siamo in grado ancora di sistemare questa problematica che sta tenendo terrore, panico, e soprattutto ci sta facendo male a tutti quanti, tra i più grandi e i più piccoli, che poi il soggetto in questione della mortalità praticamente colpisce più le persone anziane. Questa cosa dispiace ancora di più, perché significa proprio che non siamo in grado di dare sostegno a nessuno. Stanno aumentando sempre di più, perlomeno parlo per la mia regione, aumentano gli infetti, aumentano. Non si sa questo problema quando finirà, la gente del nord che scappa al sud, che vedrete il caos totale. Io sinceramente faccio fatica a capire qual è la posizione, appunto, di un italiano, che cosa dovrebbe pensare da fuori, che cosa vedo. Io se fossi adesso uno straniero, che cosa vedo dell'Italia? Vedo buffonaggine, vedo che fanno di tutto, stanno facendo più decreti per avere meno contagi possibili, ma tanto mi sembra che qua la gente se ne fotta il cazzo, perché c'è gente che ieri ho visto che scappa da Milano, corre verso il sud, mandando a fanculo anche certe autorità. Quindi proprio i decreti fatti ce ne fischiamo al cazzo proprio, quindi è diventato ormai un'anarchia assoluta. Continuiamo così, tanto questa è appunto l'Italia. Il campionato intanto di Serie B si ferma, a me mi rode il culo, perché semplicemente, appunto, per il mio colore, per i miei amici, tutti quanti di questo che seguono appunto la Serie B con me, mi pare un po' un'ingiustizia. Adesso fra un'oretta circa giocherà la partita Chievo-Verona-Cosenza, quindi sarebbe l'ultima partita del campionato del B. Quindi adesso sta giocando, come mai non hai bloccato anche questa Chievo-Verona-Cosenza e stava giocando in Serie A appunto anche Sassuolo-Brescia, dove appunto nell'Emilia-Romagna, se non sbaglio, è la seconda regione più colpita, come mai? Visto che poi di Serie B l'unica squadra del nord è solamente la Cremonese, diciamo perlomeno nella zona rossa, parlo perlomeno della zona rossa. Ma va bene così,
È questo il vostro giudizio? È questa l'Italia? Benissimo così. Accettiamolo tutti, stiamo sempre zitti, tanto noi staremo sempre zitti comunque. Per ogni cosa che succede, stiamo sempre zitti. Buona serata.